Cioè, no, vabbè, di qua, di là. Dove vuoi andare? Salve a tutti, benvenuti nel mio canale, sono Lux Grumble e oggi voglio farvi vedere una cosa buonissima e raccontarvi di questa cosa buonissima. Sapete che in ogni cosa c'è sempre una storia. Sono veramente molto emozionata perché questo pacchettino, piccolo pacchettino, mi è stato portato dai miei conoscenti, che non posso fare il nome per privacy, ma sono veramente, veramente felice di aver pensato a me e di avermi donato una cosa così preziosa. Parlo dell'azienda Oliviero di Ospedaletto. Praticamente nel periodo di Pasqua, sapete che vanno molto di moda le uova pasquali, loro hanno pensato di regalarmene un po'. Praticamente l'anno scorso hanno fatto delle bustine, quest'anno hanno fatto i vassoietti. Allora, faccio vedere meglio il marchio di Oliviero. Perché parlare di Oliviero? Oliviero praticamente si trova nel paesino di Ospedaletto d'Alpinoro, nelle falde di Montevergine, della Basilica di Montevergine. Praticamente questa qui è un'azienda che nasce nel 1910 e praticamente si sono distinti per le loro castagne del prete, quelle morbide, quelle succose quando le apri che sono facili da aprire. Ed per i torroni. Più in là hanno cominciato a lavorare il cioccolato e che cioccolato! Io già da anni ricevo dei regali proprio di questo marchio di Oliviero e se quest'anno me ne portavano di nuovo un altro po', volevo farveli vedere nel video. È un cioccolato finissimo e questo qui è al latte con le nocciole. Praticamente loro fanno le uova di Pasqua e le tagliano, le spezzano e poi fanno i vassoietti. Ma non solo, nel periodo di Natale fanno i mostaccioli, ma mostaccioli di tanti sapori, tipo all'arancia, alla cannella, alla mandorla, classici bianchi. Con le castagne invece delle mandorle, hanno molti 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 prodotti del loro marchio, proprio di Oliviero, proprio stampati col loro marchio. E sono più di 100 anni che questa azienda familiare, perché è un'azienda familiare, che va avanti. E la cosa bella è che usano dei prodotti naturali, genuini. Magari il loro costo sono un po' impegnativi, c'è una tavoletta di cioccolato, magari può andare dalle 4, 5 o 6 euro, ma sai che ti mangi cioccolato vero proprio dalle fave di cacao? Sono deliziosissime. Il sapore di questo cioccolato lo sento tutto, è cremoso, non sento il sapore, quel retrogusto di industria, di polifosfati. Ecco perché volevo parlarvene. Nessuno mi ha pagato per parlare di Oliviero, non mi conosce nemmeno, però sono felice perché pure c'è gente che pensa a me, sa che amo la cultura del cibo, sa che amo vedere, leggere le storie dietro a delle aziende, ad un prodotto, ad un frutto, a una verdura, perché semplicemente ho passione, amore e rispetto per il cibo. Spero che questo piccolo video vi inviti veramente a scegliere, diciamo, il prodotto buono, a non soffermarvi solo alle grandi marche, quelle industriali, quelle che vediamo nella pubblicità in TV. Mi piacerebbe veramente che voi cogliate veramente il messaggio di mangiare cose sane, anche se leggermente un po' più care, però si sa che cosa mangiamo, cioè mangiamo cose buone che difficilmente può farci male. Io vi auguro una buona giornata, grazie di avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!